Facciamo un attimo un passo indietro e raccontami come nasce la tua passione per il cavallo. Allora, nasce quando sono piccolissima, avevo 5 anni, puntualmente ai compleanni mi regalavano le Barbie, io mettevo via le Barbie e mi tenevo il cavallo di Barbie. Quindi lì mia madre ha iniziato a farsi delle domande e si è anche data delle risposte poi. E sperava che mi passasse questa passione, perché mia madre, sai, io ero una scricciolina, quindi volevo montare a cavallo, lei non voleva perché era una mamma molto apprensiva, invece poi ha dovuto cedere, a 10 anni ho iniziato a montare a cavallo e oggi sono ancora qua e ne ho 35. Oggi vogliamo molto alto perché l'ospite che abbiamo in studio ha partecipato a una edizione di Miss Italia, ha partecipato ad Amici, ha partecipato a Ballando con le Stelle, ma lei è una stella e soprattutto una donna che è riuscita a trasformare una tragedia personale in una battaglia per la vita a favore e contro soprattutto la violenza sulle donne. Ciao Jessica. Ciao, grazie per avermi invitata. No, grazie a te per essere venuta. La tua grande passione per il cavallo ti ha portato qui a Fiera Cavalli, non a caso, perché tu porti un musical qui a Fiera Cavalli. Sì, sì, ho portato proprio ieri sera, abbiamo debuttato con il musical Equestre, è un'idea che nasce dalla fusione dei due mondi protagonisti della mia vita fino ad oggi, quindi il mondo dello spettacolo a teatro e quello degli spettacoli equestri. E ho la fortuna di essere accompagnata da due grandi di questi settori, che sono il regista di fama internazionale Carlo Tedeschi, regista di teatro, e la famiglia Giona, molto noti appunto a livello internazionale nel mondo degli spettacoli equestri. E quindi sono una donna fortunata e grazie a loro ho potuto realizzare questo sogno, grazie a questa collaborazione, questa sinergia che si è creata, che ieri sera abbiamo avuto, posso dire? Sì. Grande successo? Sì, è andata Fantastico. Molto bene, siamo molto felici. Bene, bene, questo mi fa piacere, anche perché devo dire che questa edizione di Fiera Cavalli sta avendo un grande successo, anche con l'apporto di persone e personaggi come te. Grazie. E questo ci fa estremamente piacere. Ma raccontami, facciamo un attimo un passo indietro e raccontami come nasce la tua passione per il cavallo. Allora, nasce quando sono piccolissima, avevo 5 anni, puntualmente ai compleanni mi regalavano le Barbie, io mettevo via le Barbie e mi tenevo il cavallo di Barbie. Quindi lì mia madre ha iniziato a farsi delle domande e si è anche data delle risposte poi. E sperava che mi passasse questa passione, perché mia madre, sai, io ero una scricciolina, quindi volevo montare a cavallo, lei non voleva perché era una mamma molto apprensiva, invece poi ha dovuto cedere, a 10 anni ho iniziato a montare a cavallo e oggi sono ancora qua e ne ho 35. Beh, uno spettacolo. Senti, allora, questo è l'inizio con il cavallo, invece con lo spettacolo che hai messo in piedi ieri, qual è stata la fatica nel ragionare, nel mettere insieme questo meraviglioso connubio, no? Teatro, musica, spettacolo, cavalli, canzoni. In realtà l'idea è venuta facile, perché appunto è venuta in maniera molto naturale, perché sono due cose talmente presenti nella mia vita che è stato facilissimo pensarlo. Chiaro, metterlo in pratica è stato un po' più impegnativo, perché quando Armando Di Ruzza dalla Fiera Cavalli mi ha chiesto di prendere il comando, ecco, della serata del venerdì, ho dovuto pensare velocemente. Però tu ti sei sentita anche orgogliosa di avere in mano una cosa di questo genere. Un sogno che si realizza, infatti sarò per sempre riconoscente ad Armando Di Ruzza e alla Fiera per questo. Però è stata una bella sfida, perché comunque c'è stato poco tempo, ho voluto fare le cose in grande, azzardare, perché amo il rischio, chi mi conosce lo sa. Non abbiamo dubbi. Ho voluto portare tanti artisti in campo, 70 artisti in campo, 10 cavalieri, in totale eravamo 80 dentro quell'arena, e vi svelo un segreto che nessuno sa. I cavalli e gli artisti si sono visti per la prima volta ieri sera in scena. Ah, quindi senza prove? Rischio. Allora, hanno Mamma fatto mia. Le prove i cavalli per conto loro, gli artisti per conto proprio, e cavalli e artisti si sono incontrati solamente ieri sera direttamente in scena. Avevamo calcolato molto bene gli spazi, per fortuna è andata alla grande. Ma sudori freddi praticamente. Tanto. Però io ho fede, sono una donna di fede, so che più o meno ne esco sempre. Che cosa racconta questo musical?
C'è una storia dietro, c'è un racconto. Allora, il musical equestre è il nome della compagnia, della nostra compagnia, che vede appunto la fusione tra il mio nome, quello di John Ashu e quello di Carlo Tedeschi con la sua compagnia RDL. E ogni volta portiamo in scena una tematica diversa. Ieri sera abbiamo portato due performance che sono giusto un assaggio, no, del lavoro che possiamo fare, e erano uno show che si chiama Notte Gitana, tratto da Storia di una notte gitana di Carlo Tedeschi, e in seguito, proprio sul finale, per chiudere in bellezza, il tema Broadway. È stato veramente un'esplosione di colori, di gioia e allegria, che è un po' quello che serve a tutti noi in questo momento storico, perché ne abbiamo bisogno tutti. Senti, cos'è per te la musica? Abbiamo detto del cavallo come cominciamo, ma cos'è per te la musica? Come armonia, come cosa? Per me la musica è vita. Io canto da quando avevo 8 anni. E anche una gran bella voce. Grazie. Prego. Grazie infinite. Per me la musica è vita. La musica e gli animali in generale mi hanno aiutato ad esorcizzare qualsiasi tipo di sofferenza nella mia vita e mi hanno sempre salvata. Quindi io vivo di musica. Jessica, quasi tutti i nostri ospiti hanno parlato del valore terapeutico del cavallo. È così anche per te? Assolutamente sì. Io, quando mi è successo quello che tutti voi sapete bene, appena uscita dall'ospedale ho subito voluto montare a cavallo. Non ero nelle condizioni di farlo, ma l'ho fatto lo stesso e è stato un toccasana, perché ha veramente curato le ferite dell'anima, subito. È quello un pochino il ritornello di questi nostri ospiti, che è una cosa meravigliosa, ma anche chi ha magari dei nervosismi, chi arriva dopo uno stress di una giornata non facile, ritrova il cavallo, ritrova lo stesso battito cardiaco. Assolutamente, quello che però è importante ricordare è che il filo è molto sottile, quindi non dobbiamo scambiare gli animali per un momento di sfogo nostro, anche perché loro sono tanto sensibili e assorbono tutte quelle che sono le nostre emozioni, positive o negative. Quindi sì, è terapeutico, però bisogna anche ricordarsi di portare rispetto a questi animali e salirci sopra e stare con loro, lasciandoci alle spalle tutte le negatività. È vero. Jessica, quando dici io amo gli animali, mi hai riportato ancora un po' più indietro. Perché sì. Tu beh, siamo molto anziani, eh? siamo ragazzi di una certa età, diciamo, più che anziani. Perché tu hai un rapporto particolare con i delfini. Io sono addestratore di mammiferi marini. Tu devi sapere che c'è un delfino tatuato qua. Che spettacolo. Adesso non mi posso spogliare, perché no, non troppo vorrei freddo, fa troppo freddo. Non me posso. Non mi posso. Mi. No, vabbè, tu parli napoletano. Io tu tanto però non posso uscire la tua romanità in questa maniera. Forza. E comunque sì, ho lavorato tanti anni per i parchi acquatici, ma fino all'anno scorso, al Parco Oltremare di Riccione, e sì, anche loro hanno occupato grande parte della mia vita e ancora ne fanno parte, perché ho vissuto delle emozioni bellissime vicino a loro. Come comunichi con un delfino? Allora, come si comunica con un delfino, ragazzi? Adesso parte la lezione. Dai, io voglio una lezione. Parte la lezione. Allora, voi sapete che, tanto apro una parentesi, gli animali comunicano tra loro attraverso il linguaggio non verbale, a differenza nostra, ma stranamente si capiscono molto meglio di noi. Certo. Incredibile, ma vero, noi umani ci parliamo eppure riusciamo a litigare perché non capiamo, non ci ascoltiamo. Giusto. L'un l'altro non giusto? Grande verità. Ho appena detto una triste grande verità. Non ci capiamo, loro si capiscono alla perfezione. Con il linguaggio del corpo. Si rispettano, ci insegnano valori che noi abbiamo dimenticato da tanto tempo e che dovremmo insegnare ai giovani. E noi comunichiamo con loro attraverso dei segnali che gli vengono insegnati subito dopo lo svezzamento, solo ed esclusivamente attraverso un metodo positivo. Ok, che si chiama condizionamento operante attraverso il rinforzo positivo, e tante coccole, tanta voce, tanta gestualità. Loro hanno ognuno la propria personalità, il proprio carattere, quindi hanno più simpatia per un addestratore rispetto ad un altro, hanno le loro giornate no è vero, certo, ma poi sanno dimostrarti benissimo il loro affetto. E lo dico anche per sfatare un po' questo mito, no? Si parla tanto di mammiferi marini in ambiente controllato. Per fortuna negli ultimi anni c'è tantissimo controllo in quell'ambiente,
gli animali sono trattati benissimo, oh, e anzi c'è davvero molta molta attenzione, l'attenzione è altissima e si lavora solo attraverso il metodo del rinforzo positivo, e quindi voglio appunto sfatare questo mito del maltrattamento animale che grazie a Dio non esiste più da decenni. Anzi, paradossalmente si può dire che sono più sicuri là che visto sotto, quale, che sotto certi punti di vista purtroppo sì, anche questa è una triste verità, ma è vero. E, ma la cosa meravigliosa è che accanto loro ci sono dei professionisti che sono i miei colleghi, che fanno veramente una vita, è una scelta di vita fatta di sacrifici, non esiste Natale, Capodanno, Pasqua, quando gli altri sono fuori a festeggiare tu sei lì con loro H24 e, infatti ci si fidanza tutti tra addestratori, poi succede questo perché succede. È inevitabile. Cioè, nell'ambiente di lavoro. Sì, e, però per farvi capire che sono veramente alla loro vita e gli addestratori vivono per arricchire le giornate di questi splendidi animali e alzare il più possibile la loro qualità di vita all'interno di un ambiente controllato. Assolutamente, quello che dice è una santa verità, il che è estremamente positivo. Allora io ti riporto invece un pochino alla fiera. Ti fa piacere di vedere così tanta gente, tu che sei un personaggio, vedere quanti giovani, quanti ragazzini, quanti ragazzi vivono con questi diversi cavalli, perché poi c'è una varietà incredibile, c'è tanta gente, quanto serve a portare avanti questi discorsi che hai fatto sugli animali te? Allora, la Fiera Cavalli è un grande mezzo per ampliare il bacino di seguaci del mondo dei cavalli. Coinvolge tante persone extra settore che magari sono appassionate di cavalli ma non hanno mai avuto l'opportunità di avvicinarvi. Anche perché non è uno sport, non è economico, diciamolo. Ecco, come questa, anche quindi questa terza triste verità, è sono vero, tanti sacrifici, è vero, che fanno le famiglie. Per fortuna adesso ci sono tanti enti e insomma tante situazioni che si adoperano proprio per dare la possibilità a tutti di avvicinarsi ai cavalli, perché deve essere un diritto sacrosanto di tutti i ragazzini che provano un amore per questo sport. Devono poterlo fare, devono poter avere un contatto col cavallo, perché è uno sport sano che fa bene, e specialmente in età critica ti tiene lontano da tante brutte cose, perché ti insegna da subito la responsabilità verso un altro essere vivente. Corretto. Che per me è alla base del principio dell'educazione, ed è anche, scusami, bellissimo, anche nel rispetto del tuo ruolo come testimonial della violenza di genere, no? Che cosa insegnano gli animali in questo settore? Io lo so che insegnano tanti, ma nessuno meglio di te lo può dire, immagino. Ma cioè, gli animali, io dico sempre che sono il filtro tra il cielo e la terra, ok? Bello. Sono portatori di grandi messaggi positivi, hanno un'anima pura. Poi è vero, hanno i loro caratteri, e a volte alcuni, parliamo poi dei, io ho lavorato anche con predatori, insomma, si possono appunto dimostrare un po' più aggressivi rispetto ad altri, ma poi la verità è che fondamentalmente se lo fanno è per la sopravvivenza, ma conservano, come ho detto poco fa, dei valori che sono da invidiare e che noi dovremmo insegnare. Beh, pensiamo anche solo ai lupi, no? Certo. Pensiamo al branco di lupi, al rispetto che tutti i lupi portano per il maschio alfa, per la coppia alfa in generale, per i più anziani, no? Cioè, queste sono tutte dinamiche che se noi portassimo, faccio per dire, anche solo nelle scuole, no? Sì, per un fatto spiegare di conoscenza. Assolutamente, ma per spiegare la gerarchia di un gruppo. Io sono fortemente, credo fortemente nel valore della gerarchia in generale, nella squadra di lavoro. È così che funziona la vita, e purtroppo a volte, volendo a tutti i costi, e parlo anche tra genitori e figli, io non sono mamma, però vedo tante dinamiche che spiacevoli a volte, no? E, volendo mettersi al pari anche dei propri figli, voler fare gli amici dei figli e non i genitori, purtroppo pensi di fare bene, però poi crei dei futuri adulti. Certo. Che non portano rispetto agli altri. Infatti, che non sono stati educati, che poi fanno danni, e qui mi ricollego anche al discorso della violenza sulle donne, perché il problema parte da lì anche, certo, dall'educazione di base. Certo, non c'è dubbio su questo. No, ma hai stra ragione su questo, è un ottimo messaggio, ma su questo messaggio tu, se dovessi in questo momento rivolgerti ai ragazzini, ai ragazzi che vengono qua e che vedono i cavalli, vedono questo ambiente meraviglioso, eccetera, qual è il tuo messaggio, visto che vieni seguita da tante persone?
Ma allora, in generale, più che collegato ai cavalli, lo collegherei, come ho detto poco fa, ai lupi e alla vita del lupo in branco. I ragazzini, specialmente in età adolescenziale, ai ragazzini dovrebbe essere insegnato che il vero maschio alfa, il leader, è quello che non alza mai la voce. Caspita. E che non usa la violenza. Jessica, quello è il vero leader. Vogliamo chiudere parlando di quelle che sono le prossime tappe, i tuoi prossimi obiettivi con il tuo musical? Allora, dove arriveremo? Arriveremo a Broadway? Questo grande trampolino, ma magari. D'altronde. Ieri abbiamo scelto questo tema perché sia di buon auspicio. Allora, chiaramente Fiera Cavalli, tutto ciò che Fiera Cavalli tocca diventa oro, perché Fiera Cavalli ha una magia che è tutta sua. E qui mi sono successe tante cose bellissime e spero che anche questa volta ci porti fortuna per il lancio di questo progetto, che mi auguro prenda piede, e spero veramente che per me e per tutta la mia squadra sia semplicemente solo l'inizio di una grande avventura. Questo te lo auguriamo veramente. Grazie. Se io ti dico in bocca al lupo, tu rispondi crepi il lupo o viva il lupo. Okay. Grande, grazie ragazzi, grazie Jessica.